Pur vivente, ora parliamo un attimino di lei. Lei perché ha deciso di collaborare? Io parlando, insomma, volevo salvare la mia famiglia, perché ho capito, insomma, che Cosa Nostra è persa, lo Stato è vinto, no? Eravamo tutti persi. E volevo, mi ho consigliato pure, non è che io ho fatto una collaborazione, e su questo voglio adesso parlare, perché c'è anche mio figlio che mi ascolta, perché io mi sono anche confidato su questo fatto di fare questa collaborazione. E mio figlio mi ha detto: vedi se mi puoi fare un colloquio che parliamo meglio di questo fatto. Allora io... È bugiato, sì. È andato a ricordare allora. E sì, tutti in ancora di là. Vabbè. Sì. A difendere, sì. Che Presidente, noi chiediamo che... Allora valuto io le situazioni. Andiamo avanti. Presidente, lo so che li valuta, perché non lei, fai un colloquio con mia, il ministero chiede. Basta però, pulvirente. Allora, vuole continuare, pulvirente? Io l'ho fatto, insomma, perché ho capito che dovevo partire prima io, insomma, volevo salvare la famiglia, perché eravamo tutte persi, tutti in galera. Ma non è che loro erano persi per me, perché ho parlato io, perché hanno parlato gli altri. Quindi eravamo lo stesso pezzo, non è che, questo voglio dire io, le volevo salvare di questo pericolo, l'ho fatto per questo. E lui... E quando si è accorto? Di questo fatto che lui dice che sono un insegnato, può essere testimonia che adesso è pure sotto protezione, mia figlia Mariella, può essere testimonia lui, lei. Di questo fatto che io ho spiegato. Questo ho capito. Perché loro si devono fare convinti che Cosa Nostra è pezzo. Mi scusi, quando lei si è accorto che questa diciamo causa era persa? Ma me ne sono accorto quando è successo il fatto già di Falcone che è di Borsellino di più. È successo tutta quella, e allora già ero un pezzo, però poi me ne sono accorto in galera, perché sono successe tante di quelle cose, dissi siamo tutti pezzi, e ho consigliato questo, lui dice che sono un signaro, spatti questo, volevo salvare io a loro, perché lo sanno che non si possono salvare assolutamente. Altra domanda. Presidente? E un po' di silenzio per favore in aula. Signor Presidente, io volevo dire questo. Ci sono luoghi e modi di fare, di dire quello che ha detto il poverente Giuseppe. Il poverente Giuseppe, cioè mio padre, perché è mio padre, ha mandato delle lettere a casa. Ora adesso io no, la vedo fuori luogo questa uscita che ha fatto lui qua. Io prego la Corte e alla signoria vostra di cercare di evitare di farlo parlare di queste cose, perché io non mi sono mai messo d'accordo con lui. Lui cercava un colloquio con me, e giustamente da padre in figlio cercava il colloquio, non è che cercava il colloquio perché mi ha detto a me che si voleva pentire o meno. Io non so niente di questo pentimento, tutto questo io, signor Presidente. Addirittura il processo me lo faceva la signoria vostra alla terza sezione mafia e politica, se ben si ricorda. Basta, grazie. E mi scuso per poc'anzi. Non ha di che scusarsi, conveniente.